e la miniera era la protagonista assoluta della festa. Narrano gli antichi testi che durante la cerimonia un individuo che sapeva giocare una grande bandiera composta tutta da quadrati di molti e vari colori, con l'asta ben corta, a passi gravi, faceva girare in molti giochi e mosse e si diceva che galava il chiricocolo.